Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione che, nonostante il cattivo tempo, ci porta sulla spiaggia del Porticciolo di Pastena, dove questa mattina, proprio a causa della violenta mareggiata dei giorni scorsi, che aveva depositato diversi tipi di rifiuti sulla spiaggia del piccolo borgo Marinaro, nel quartiere situato nella zona orientale di Salerno, sono partite delle operazioni di pulizia che erano state richieste e sollecitate proprio dai pescatori che si trovano nella zona. Vediamo. Una coltre di rifiuti organici, per lo più legno ed alghe, che si era depositata davanti al Porticciolo di Pastena, ha reso necessario l'intervento di pulizia che è stato avviato questa mattina. Un sopralluogo effettuato ieri, anche con la presenza della Guardia Costiera, ha chiarito che nella coltre non sono stati trovati idrocarburi e così questa mattina Salerno Pulita ha avviato l'intervento di sistemazione e pulizia. A sollecitare i lavori un gruppo di pescatori che opera all'interno del piccolo borgo Marinaro e aveva chiesto l'intervento del comune attraverso il consigliere comunale Rocco Galdi. Lo stesso, insieme al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, si è recato questa mattina sul posto per avviare l'intervento di pulizia. Saranno ora necessari almeno un paio di giorni. Il primo cittadino ha ribadito che il deposito di materiale è un fenomeno che appartiene alla conformazione geomorfologica della costa salernitana e con orgoglio ha mostrato i vicini lavori di ripascimento che daranno un nuovo volto, una nuova vita e maggiore protezione a tutto il litorale salernitano. Nell'ambito di una più completa iniziativa di qualificazione degli spazi danneggiati dalle mareggiate, dal maltempo, noi siamo stati a Salerno vittime di mareggiate importantissime e che hanno lasciato sugli arenili, qui segnatamente al Porticciolo di Pastena, una serie di detriti, terriccio e quant'altro. In questa logica di pulizia e manutenzione e degli arenili e dei siti urbani, stiamo facendo questo lavoro che oggi interessa il Porticciolo di Pastena. Alle sue spalle c'è invece il ripascimento del litorale salernitano, che è qualcosa di assolutamente suggestivo, e credo che quando intercetterà anche queste zone fungerà anche da barriera, oltre che per la sicurezza degli immobili dal punto di vista del motondoso, ma anche come elemento che smorzi accumuli e possibilità di intasamenti di terriccio e quant'altro. Rocco Galdi, una pronta risposta per le segnalazioni che erano arrivate dai pescatori del Porticciolo di Pastena. La mareggiata aveva praticamente cambiato la faccia di questo borgo. Sì, effettivamente ieri mattina sono stato qui per effettuare un sopralluogo, in quanto molti pescatori della zona mi hanno contattato per la problematica che si è manifestata a causa delle mareggiate. Per la verità abbiamo avuto anche il sopralluogo congiunto con la Guardia Costiera, la quale ha preso atto della situazione e abbiamo verificato che l'attuale deposito di materiali fosse fatto semplicemente da sabbia, terra, piccoli arbusti e materiali polimerici, Quindi nessun bottiglie tipo di di plastica. idrocarburi come si era ipotizzato in un primo momento. Assolutamente. E stamattina, dopo aver contattato il sindaco Vincenzo Napoli e consultato il dirigente del settore ambiente, abbiamo deciso in via straordinaria di fare un intervento qui al Porticciolo per ripristinare soprattutto lo stato dei luoghi e rendere accessibile ai pescatori per poter uscire con le barche. Penso che è un intervento importante, anche perché questo è un posto caratteristico e suggestivo di Salerno. Come si può vedere, qui ci sono i pescatori, come da tradizione, che filano la rete per poter poi uscire e fare la pesca. C'è del romanticismo in queste immagini, ma continuiamo ad occuparci di pulizia, perché martedì a Sala Bagnano avrà luogo quella d'opera di Salerno Pulita per rimuovere una serie di rifiuti. In particolare ci sarà lo spazzamento meccanico, fa sapere una nota dell'azienda che si occupa della pulizia della città, con le macchine che lavoreranno dalle 8 alle 13, e per questo motivo si chiede di liberare dalle auto e quindi di vietare la sosta in una serie di strade
strade che attraversano il quartiere di Sala Bagnano, che va da Viale degli Eucalipti fino a Viale delle Querce, degli Aranci, delle Rose. Per i veicoli trovati in sosta è prevista la rimozione forzata. Salerno Pulita pensa che questa operazione verrà poi replicata anche in altre zone della città. Come vi dicevo, ci saranno 5 macchine all'opera e 12 operatori ecologici che interverranno nei punti dove i mezzi meccanici non potranno agire. Intanto si prosegue a lavorare anche sulla spiaggia di Santa Teresa, dove si era depositata anche qui a causa delle mareggiate una coperta di rifiuti di diverso tipo. Si indaga sull'origine degli stessi, ma sulla questione oggi è voluto intervenire anche il candidato a sindaco della città di Salerno, l'avvocato Michele Sarno, che accusa questa amministrazione comunale di avere scarsa sensibilità ai temi dell'ambiente. Si continua a lavorare anche sulla spiaggia di Santa Teresa, dove sono stati avviati nei giorni scorsi da parte dell'amministrazione comunale di Salerno dei lavori di pulizia della foce del torrente Fusandola, dopo il deposito che si era registrato sulla spiaggia cara ai salernitani ed in seguito alle mareggiate. Sulla questione oggi è intervenuto anche il candidato a sindaco della città di Salerno, l'avvocato Michele Sarno, che chiede all'amministrazione comunale di fare più attenzione a questo tipo di problematiche. Credo che noi abbiamo avuto delle avvisaglie molto chiare già l'anno scorso, mi pare che l'anno scorso anche l'ARPAC fu investita del problema. Ritengo che la nostra amministrazione sotto questo aspetto debba rimboccarsi le maniche, cioè credo che sia una cosa molto seria. L'allarme è stato lanciato anche da alcuni gruppi civici in città, i quali si sono posti il problema, e ritengo rispetto alle tematiche ambientali non ci sia politica che tenga. È sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto. Non sappiamo se il Fusandola ha avuto dei problemi di blocco, sono intervenuti giustamente con i bobcat per cercare di rimuovere tutto quello che impediva il notale flusso ad un fiume che ai salernitani storici rammenterà anche cose non proprio positive per il passato. E tutto questo credo che debba porre degli interrogativi. Se la spiaggia di Santa Teresa, che dovrebbe essere il biglietto da visita di questa città, è in queste condizioni, noi dobbiamo non solo porci interrogativi, ma iniziare a portare avanti una politica concreta. Se l'anno scorso è successo qualcosa e oggi ci troviamo nelle stesse condizioni, perdonatemi, facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Non è un attacco gratuito nei confronti della pubblica amministrazione, del comune, del sindaco o di chi per esso, perché mi rendo conto che ci sono eventi atmosferici che alle volte sono incontrollabili. Però, viva Dio, mi sembra come quando parliamo della pandemia. Parliamo della seconda ondata e poi siamo impreparati. Parliamo della terza ondata e siamo impreparati. Quando io andavo a scuola, al liceo classico, si era impreparato la prima, la seconda e la terza, poi venivi bocciato. Ed invece il sindaco uscente Vincenzo Napoli viene promosso e riconfermato dal tavolo delle forze di centrosinistra, che è tornato a riunirsi anche per fare chiarezza dopo la diaspora di un gruppo di consiglieri comunali che erano usciti dalla maggioranza, proprio in contrasto rispetto alla scelta dello stesso tavolo di riconfermare per la candidatura a sindaco di Salerno Enzo Napoli. Le ultime novità nel prossimo servizio. Vincenzo Napoli, sindaco uscente di Salerno, sarà riconfermato alla guida della città con la ricandidatura richiesta dal coordinamento provinciale delle forze politiche civiche di centrosinistra, che già lo scorso settembre si sono unite per sostenere l'attuale presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Dopo la diaspora di un gruppo di consiglieri comunali di Salerno, si è ritenuto necessario riunire il tavolo del centrosinistra e riconfermare la scelta di ricandidare Vincenzo Napoli alla guida della città di Salerno. Il segretario provinciale del PD, Enzo Luciano, ha ritenuto necessario ribadire una serie di posizioni e azioni che sfoceranno in un programma in vista delle elezioni amministrative che riguarderanno il comune capoluogo ed altri importanti centri in provincia di Salerno. Primo punto all'ordine del giorno è stato confermare il sostegno ad Enzo Napoli, avviando un lavoro di condivisione programmatica. La conferma è arrivata dal tavolo alla presenza dello stesso sindaco. Un tavolo rafforzato di più componenti rispetto alla precedente riunione, ma soprattutto alla presenza anche dei due rappresentanti di Italia Viva, Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese, che hanno preso le distanze dai consiglieri comunali del partito di Renzi, Donato Pessolano e Nico Mazzeo, che fanno parte del gruppo di dissidenti al comune di Salerno. Lavoreremo ad un programma che ci consenta di confermare le azioni di rilancio e di proseguire con azioni concrete la grande capacità amministrativa già dimostrata in questo anno.
ha detto Luciano. Seguiranno nelle prossime settimane altre discussioni programmatiche che renderanno ulteriormente condiviso il percorso intrapreso. Il lavoro di confronto proposto per la città di Salerno costituirà il percorso che la coalizione di centro-sinistra avvierà sui territori anche per gli altri comuni al voto, a partire da Battipaglia, Eboli e Fisciano. Intanto invece, a proposito di Vincenzo De Luca, i rappresentanti della Lega, parlamentari campani come Cantalamessa, Castiello, Grassi, Urraro, gli eurodeputati Donato, Grante e Lucia Vuolo, in un comunicato hanno chiesto al presidente della Regione Campania di chiarire lo scopo della fantomatica card sulla vaccinazione anti-Covid, se come lo stesso governatore ha lasciato intendere fosse davvero quella di una sorta di patentino da poter esibire per accedere a bar, ristoranti, cinema o qualsiasi altro, si tratterebbe di un'iniziativa palesemente incostituzionale, un'autentica follia. I cittadini devono essere liberi di poter scegliere se vaccinarsi o meno senza subire condizionamenti o ricatti psicologici. Incoraggiare a vaccinarsi è un conto, discriminare un altro. Ma intanto siamo in zona arancione oggi e domani, da lunedì torniamo in zona gialla. C'è però preoccupazione in Costiera Amalfitana, dove si registra un incremento di casi. C'è paura e preoccupazione in Costiera Amalfitana, dove si registra un boom di contagi 8 giorni dopo l'ultimo grande cenone, quello di Capodanno. Dopo l'accorato appello registrato ieri da parte del sindaco di Minori, Andrea Reale, delegato alla sanità della conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi, oggi a chiedere prudenza e ad invitare alla prevenzione anche il primo cittadino di Cetara, della Monica, in considerazione del crescente numero di contagi nei paesi vicini della Costiera Amalfitana, sento il dovere, ha detto il sindaco di Cetara, di sensibilizzare tutti voi al più alto senso di responsabilità e al rispetto delle norme anti-Covid. Cetara ad oggi non registra contagi, mentre sono 14 quelli avvenuti nel comune di Maiori, che è attualmente, con 52 cittadini positivi al Covid, il record sul territorio della Costiera Amalfitana. Male anche Praiano, con 28 positivi. A Minori, dove sono 19, il sindaco Reale ha ricordato a chi ha avuto parte in episodi di contagio l'obbligo non solo giuridico ma anche morale di comunicare con completezza i fatti per consentire di arginare per quanto possibile i focolai. Gli sforzi dei centri operativi comunali, delle USCA, della protezione civile, nonché delle attività economiche chiuse con forti limitazioni di esercizio e di tanti lavoratori, rischiano altrimenti di essere vanificati da comportamenti irresponsabili e poco collaborativi. Intanto, sempre in tema di sanità, dopo la nota di ieri sull'ospedale di Agropoli c'è una nuova presa di posizione da parte della UIL per denunciare carenza di personale. Questa volta la richiesta all'ASL di massima attenzione è rivolta al presidio di Vallo della Lucania. L'ospedale, da mesi, si legge nella nota, è punto di riferimento per la zona nella lotta al virus, ma si registrano carenze di personale che rende difficile l'assistenza ai pazienti. Prosegue nel mondo della scuola invece il dibattito sulla ripresa in presenza. Dall'11 gennaio anche a Salerno torneranno in aula i bimbi più piccoli, mentre il gruppo dei genitori che è favorevole alla DAD chiede la testa del ministro Azzolina in un coordinamento nazionale che ha unito tutti i genitori favorevoli alla didattica a distanza. Una petizione per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, considerata responsabile del caos determinato da contraddittori provvedimenti sulla ripresa della scuola in presenza. È la prima azione promossa dal neonato coordinamento nazionale dei gruppi social a favore della didattica a distanza, di cui fa parte anche il gruppo social nato a Salerno, Genitori Salerno Sidad, che vede come amministratori Antonio Ilardi e Mary Buono. Il nucleo
luglio si prefigge di dare vita ad un coordinamento nazionale di tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale, convinti che la didattica a distanza sia l'unico strumento per garantire la tutela della salute e nello stesso tempo la continuità dell'istruzione. In questo momento si sono aggregati diversi gruppi Facebook che complessivamente possono contare 30.000 aderenti. La prima azione, come dicevamo, è quella di chiedere la rimozione del ministro Azzolina. Al ministro viene imputata l'insistenza sulla riattivazione della didattica in presenza, in assoluto spregio, si legge in una nota del coordinamento, del diritto costituzionale alla salute, l'adozione di misure e procedure inadeguate ed inefficaci di contenimento dei contagi ed anche lo sperpero di denaro pubblico per l'acquisto di suppellettili scolastici in luogo della realizzazione di interventi edilizi e di sistemi tecnologici necessari ad evitare la diffusione dei contagi. Intanto ad Auletta, per chiedere il ritorno a scuola in sicurezza, si chiede di avviare uno screening sulla popolazione scolastica, così come sta avvenendo per altri comuni. Si ritorna gradualmente in classe da lunedì 11 gennaio e in diversi comuni sono stati fatti test su parte della popolazione, quella interessata dal rientro scolastico. Non sono mancate le polemiche ad Auletta, dove il gruppo di opposizione Auletta Nova ha chiesto al sindaco Pietro Pessolano una comunicazione più chiara al riguardo. Siamo venuti a conoscenza tramite il sito del comune di Caggiano, scrivono, che l'istituto comprensivo del quale noi facciamo parte sta procedendo allo screening di massa per personale docente, ATA, genitori e alunni a Caggiano, così come individuato dalla conferenza dei sindaci della comunità montana. I genitori di Auletta sono stati avvisati nei giorni scorsi di comunicare direttamente al sindaco la volontà di fare il tampone e successivamente lo stesso lo avrebbe comunicato all'istituto comprensivo. Il primo cittadino ha poi deciso di far svolgere lo screening non a Caggiano ma autonomamente ad Auletta. Lunedì, concludono, i nostri alunni torneranno in classe e ci auguriamo che prima sia data la possibilità di fare lo screening a chi ne abbia necessità. Il test, chiarisce il primo cittadino, ad Auletta nel pomeriggio di oggi in modalità drive-in nei pressi del municipio grazie alla disponibilità del laboratorio Minerva di Sala Consilina. Pessolano spiega anche che non si tratta di uno screening, quelli può farli solo l'ASL. Il test è una forma di attenzione verso la comunità. Tutto è stato deciso di concerto con la scuola, che ha trasmesso al comune l'elenco di coloro che vogliono sottoporsi al test. Si tratta di circa 25 persone. Per quel che riguarda la comunità montana Tanagro, Alto e Medio Sele, chiarisce Pessolano, in una riunione in videoconferenza è stato deciso di fare i test con la Fondazione San Francesco Ollus ad Oliveto Citra in un unico giorno per tutti, ovvero il 7 gennaio, e così è stato. Auletta, vista la distanza, non ha aderito a quella giornata. Una notizia di cronaca: i carabinieri hanno arrestato un 36enne che era stato notato perché viaggiava a forte velocità sulla strada Versana all'altezza di via Marco Polo nel comune di Pontecagnano Faiano. Lo stesso ha tentato di sfuggire al controllo dei militari, che hanno dovuto effettuare un inseguimento fino a che la stessa auto del fuggitivo ha speronato l'auto di una pattuglia di vigilantes. Alla fine i carabinieri hanno scoperto che si trattava di una persona residente a Montoro Inferiore, un calciatore di una squadra dilettantistica ristretto al regime dei domiciliari per reati contro il patrimonio. Ora sono in corso delle indagini per capire il motivo per il quale il 36enne è sfuggito ai domiciliari. I carabinieri pensano che volesse effettuare un furto, ma appunto, come vi dicevo, ci sono delle indagini in corso. Spostiamo nell'agro nocerino sarnese, ci occupiamo subito di un caso di mala sanità. Sentite i dettagli. Allora, io mi trovo ad esporre questa grave situazione di mala sanità che purtroppo avete vittima mio padre. La burocrazia lo ha lasciato senza ossigeno da un giorno all'altro. È quanto denunciano i familiari di un uomo di Nocera Inferiore, che ha necessità di avere 24 ore su 24 una bombola di ossigeno. Mario Campitiello ha 68 anni e da tempo convive con un grave problema polmonare. Prima del sopraggiungere dell'emergenza Covid, a scadenza semestrale, ci spiega Alfonso, rinnovava il piano terapeutico che gli consentiva di approvvigionarsi di ossigeno. Effettuava prima una visita al Mauro Scarlatto di Scafati e completava poi l'iter al distretto sanitario di Nocera Inferiore.
Il figlio dell'uomo ci racconta ancora che in primavera, proprio dall'ospedale di Scafati, diventato Covid Hospital, gli avevano spiegato che a causa dell'emergenza coronavirus in corso la visita imminente per il rinnovo del piano slittava. Ma al 68enne, come gli era stato assicurato, sono continuate regolarmente ad arrivare le bombole di ossigeno necessarie. Fino alla scorsa sera, quando l'azienda che effettua la consegna per conto dell'ASL gli ha spiegato che bloccavano il servizio perché il piano terapeutico è scaduto. I familiari del signor Campitiello denunciano non solo il blocco del servizio senza preavviso, ma anche di non essere riusciti a rinnovare il piano terapeutico per un tira e molla, ci dice, tra gli uffici ASL e l'ospedale. Il figlio Alfonso ci racconta di aver contattato l'ASL che chiede per il rinnovo la documentazione necessaria. Si è così personalmente recato a Scafati per provare ad ottenerla, ma qui gli hanno detto di rivolgersi nuovamente agli uffici ASL. Lo Scarlato attualmente ospita infatti i pazienti affetti da Covid. La situazione è dunque in panne. Nell'attesa l'uomo è corso in farmacia per recuperare ossigeno per il padre. Per la burocrazia sarebbe senza già da 2 giorni. Purtroppo ieri sera sono stato contattato dalla ditta che incaricata dell'ossigeno e mi dicono che il piano terapeutico, siccome è scaduto, loro non mi avrebbero più portato ossigeno per mio padre e che mi dovevo rivolgere all'ASL. Io stamattina ho chiamato l'ASL, mi risponde la portineria e mi dice che praticamente se non io non porto la documentazione necessaria, loro non possono avviare la pratica per il rinnovo di questo piano terapeutico. Mi reco all'ospedale di Scafati dove è stato in cura mio padre e mi dicono che mi devo rivolgere all'ASL. Nel frattempo di questo tira e molla io sono dovuto andare per le farmacie a recuperare qualche bombola per l'ossigeno, anche perché in questo momento mio padre poi mi ha chiamato, mi dice che l'ossigeno era finito e io comunque dovevo garantire l'ossigeno necessario a mio padre, anche perché in quel momento mio padre era in pericolo di vita. Restiamo a Nocera Inferiore per occuparci di un'altra problematica di natura più strettamente economica ed industriale. Sulla zona industriale di Nocera Inferiore auspica un riavvicinamento tra il sindaco e gli imprenditori il rappresentante della CISAL Gigi Vicinanza, che interviene sulla polemica scoppiata tra comune e privati per la gestione dell'area industriale di Fosso Imperatore. Diversi botte e risposta che si sono avuti nei giorni scorsi e in qualche modo avviati da un post su Facebook dell'ex presidente di Confindustria Salerno, l'imprenditore nocerino Mauro Maccauro, che aveva invitato il sindaco di Nocera Inferiore a cambiare registro velocizzando gli interventi per la riqualificazione di Fosso Imperatore. A Torquato, che aveva risposto sulla questione, si erano poi contrapposti il presidente di Coifim Gambardella e c'era stata una reazione a firma di diversi consiglieri comunali. Ora l'ultimo intervento in ordine di tempo è quello del sindacalista Vicinanza, che dice le colpe ci sono da entrambe le parti, dobbiamo però evitare che a pagare siano i lavoratori, auspica un'intesa e una soluzione che possa riqualificare l'area di Fosso Imperatore. Il momento ora di dare spazio alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. In collaborazione con... Nel cuore della città, il cuore della conoscenza. Liceo Regina Margherita, un'opportunità concreta per il futuro che desideri. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo.
Ed eccoci dunque con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. È fermo il campionato di Serie B, ma c'è spazio e tempo per parlare di mercato. Dopo Koulibaly, la Salernitana va a caccia di altri rinforzi. La priorità resta il terzino sinistro, ma nel mirino c'è anche un altro attaccante. Preso Koulibaly, la Salernitana insegue almeno altri due obiettivi che Castori considera prioritari. Un terzino sinistro ed un attaccante sono le richieste esplicite del trainer marchigiano. Per la fascia le attenzioni della società granata si erano soffermate su Pajac, ma il croato del Cagliari non pare convintissimo sia per ragioni di categoria sia per motivi contrattuali. Le richieste dell'ex Perugia e Benevento sono piuttosto alte e col suo agente Pisacane la Salernitana non ha trovato la quadra. Molto più abbordabile la soluzione rappresentata da Salvatore Delia, sotto contratto fino al 2023 col Frosinone, ma non incedibile per i ciociari. Come Pajac, anche l'ex Vicenza ed Ascoli, classe 89, è assistito da Pisacane. Nella lista della spesa c'è anche l'Isi del Pisa, che i toscani però non lasceranno partire tanto facilmente. Delia potrebbe essere il più facile da portare a casa in tempi rapidi, ed anche questo potrebbe avere una sua importanza, visto che Castori spinge per avere quanto prima altri rinforzi, così da poter ampliare le sue rotazioni in tutti i reparti. E peraltro all'orizzonte c'è lo scontro al vertice con l'Empoli, a cui il trainer di Tolentino vorrebbe arrivare con qualche freccia in più al suo arco. Non è escluso che presto il cerchio si chiuda definitivamente, quindi la Salernitana avrebbe bisogno anche di un esterno destro che possa dare il cambio a casa sola, ma la lista over è piena. Si potrebbe puntare su qualche under come Pinna del Cagliari, ma non subito. In attacco invece ci cerca una punta di movimento che abbia nelle gambe accelerazioni importanti in campo aperto, più un vicetutino che un'alternativa a Djuric, anche perché difficilmente si muoveranno sia Giannetti sia Gondo. Carretta del Cosè dal Monte del Genoa in prestito al Vicenza e Di Gaudio del Verona sono i nomi su cui la Salernitana si sta concentrando. Per ragioni contrattuali è Di Gaudio il più abbordabile. L'ex Carpi non è in lista a Verona ed è il contratto in scadenza, ma è anche vero che negli ultimi anni non ha mai giocato con grandissima continuità. Esperienza, personalità ed abitudine a vincere, quattro promozioni A sono dalla sua. Per Carretta il Cosenza fa muro, così come su dal Monte il Vicenza non pare disposto a farsi da parte. Se si vuole fare presto, insomma, come nel caso di Delia, la soluzione più immediata sarebbe rappresentata da Di Gaudio. Un altro centrocampista di una prima punta più prolifica non guasterebbero di certo. Occhio a Simeri, in rotta col Bari ed assistito sempre da Pisacane. Ci sono anche le uscite. Caro e Giannetti potrebbero passare al Pescara. C'è da sistemare Firenze, che rientrerà anticipatamente dal prestito al Novara. Guerrieri potrebbe approdare alla Viterbese. Riprende il campionato di terza serie, la Paganese sarà di scena domani a Potenza contro l'ex Ezio Capuano. Per la squadra azzurro stellata è una sorta di ultima spiaggia per uscire dalla crisi. Sbampato ancora fuori, e Sirignano ancora fuori, e recuperiamo Criscuolo ancora fuori, e recuperiamo qualche giocatore che non sicuramente non sarà al meglio, ma verrà con noi. Qualcuno verrà solo per fare gruppo, per stare, iniziare a riassaporare l'aria dello spogliatoio del gruppo, e quindi nella fattispecie Benedetti, e Cesaretti è convalescente, verrà con noi, e ha svolto gli ultimi due allenamenti, ovviamente viene da un infortunio muscolare, gli ultimi due allenamenti li ha svolti con noi, verrà con noi, e c'è qualcun altro che ha lavorato a scartamento ridotto questa settimana, vedi Fasan, vedi Bramati, che andranno poi valutati nelle ultimissime ore. No, c'è la normale pressione di voler fare bene, è normale che i tifosi si aspettano di più da noi, non abbiamo fatto fino adesso bene, dovevamo e potevamo fare meglio, quindi sono giustificate le critiche nei nostri confronti, in primis l'allenatore. Ciò non toglie che noi abbiamo uno spirito di voler fare meglio, ma ciò non va solo detto, ma va concretizzato poi con gli atteggiamenti in campo. E la squadra sta bene, e con le chiacchiere, con le parole, e domani dobbiamo dimostrare che ci siamo, quindi basta parole di circostanza, dobbiamo verificare con i fatti quello che vogliamo fare, perché il mese di dicembre, come appunto si evinceva dalla domanda, è stato per noi non bello. Sicuramente avevamo altri propositi, ma propositi che poi sul campo non si sono concretizzati, quindi
più che dire domani bisognerà fare. Ma il discorso dei giovani è ovvio ed evidente che è una politica societaria e di partenza che il sottoscritto ha sposato e quindi stiamo portando avanti. Il discorso del mercato è un discorso che si occupa alla società con il direttore sportivo. C'è stato un confronto nel quale ovviamente è emerso un dato oggettivo, che è quello di andare a mettere tasselli che alzano il tasso qualitativo di esperienza della squadra, ma ciò non toglie che è un discorso che a me mi interessa relativamente, perché sono concentrato su quelli che poi devo allenare sul campo. Ed ora il basket. Il campionato di A2 non si ferma. La Givova Scafati reduce dalla KO con Napoli, cerca il riscatto a Rieti. Allora, sono Nema Dincic, mi sono trovato veramente bene grazie a tutto lo staff, ai compagni di squadra, a tutta la dirigenza, diciamo a tutta la società. Mi hanno colto benissimo e sto cercando di inserirmi al meglio con i compagni di squadra, con i schemi del gioco, eccetera. Mi dispiace per la sconfitta di domenica, ma stiamo già lavorando forte per preparare al meglio la gara di domenica contro Rieti. E niente, questo è. Alcuni compagni di squadra ci ho già giocato, sui miei ex compagni di squadra. L'allenatore l'ho già avuto, Alex l'ho già avuto. E contro quasi tutti i compagni di squadra ci ho giocato contro, quindi sono stati bravissimi, mi hanno colto benissimo e sto cercando quindi di inserirmi al meglio nel roster, diciamo. Rieti, ho visto ieri, ha giocato, hanno perso, quindi sicuramente ci aspetta una partita molto, molto dura domenica da loro, che non è un campo per niente facile. Loro hanno due buoni americani, Steve Taylor, che però non sappiamo se ieri è stato assente, e Pepper, quindi è una squadra forte, fisica, e stiamo cercando di preparare al meglio la partita, come ho già detto, siamo già partiti con la preparazione e tutto quanto, andiamo lì consapevoli che se facciamo le nostre cose sicuramente le metteremo in difficoltà. Ma se non mi sbaglio, da poco hanno preso pure Amici, che è conosciuto, che è un giocatore che da tanto che gioca in questa categoria, a questi livelli, quindi sicuramente un roster per niente male, quindi bisognerà preparare bene la partita e andare lì tosti e seguire il piano partita che stiamo cercando di preparare in questi giorni e in questi allenamenti. L'obiettivo mio è, visto che è una squadra forte che sta andando bene, voglio inserirmi, come ho già detto prima, al meglio e voglio mettermi a disposizione veramente della squadra, dell'allenatore, di tutti quanti, della società, per cercare di raggiungere obiettivi. Questo è il mio unico obiettivo. E chiudiamo ancora con una notizia che riguarda il basket. La Virtus Arechi in Serie B sarà impegnata domani ancora in casa dopo la vittoria con Pozzuoli. Il quintetto di coach Parrillo punta a superare anche Avellino per proseguire la sua risalita in classifica. E termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi e augurare a tutti voi una buona domenica arancione in attesa dell'arrivo della zona gialla. A presto. Vedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.